della Toscana 2020, le celebrazioni. Il 30 novembre è stata celebrata la Festa della Toscana, anniversario dell'abolizione della pena di morte e della tortura da parte del Granduca Pietro Leopoldo. Durante la seduta solenne del Consiglio regionale, i saluti tramite videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e della scrittrice Elena Favilli. Festa della Toscana 2020, le celebrazioni. Una festa della Toscana diversa da quella degli scorsi anni, sobria nel rispetto delle normative anti-Covid, ma che vuole segnare un punto di ripartenza verso una nuova idea di Toscana, come ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all'apertura della seduta solenne del 30 novembre. La festa ricorda che la nostra regione è stata la prima al mondo, tramite la promulgazione del Codice Leopoldino nel 1786, ad abolire la pena di morte. La giornata si è aperta con la visita dello stesso Mazzeo al santuario di Montenero per omaggiare la Madonna delle Grazie, protettrice della Toscana. L'attuale presidente della regione toscana, quando è venuto all'indomani della sua elezione, Gianni, ha voluto proclamare il santuario di Livorno non solo santuario della devozione a Maria per tutta la Toscana, ma tempio della Toscana, perché ci sono tutti gli stemmi della Toscana. Per cui in questa festa della Toscana mi sembra ben ovvio che si venga a fare una supplica in questa terra così ricca di santi e di tradizioni cristiane alla Madonna di Montenero, soprattutto perché ci liberi da questa pandemia. Sarebbe una bella festa che questa pandemia finisca. Alle 11.30 l'apertura della sessione solenne, che si è svolta in forma mista con il presidente, i vicepresidenti e i capigruppo in presenza e gli altri consiglieri collegati dal remoto. Il presidente ha salutato anche le autorità collegate e gli studenti che hanno seguito la seduta in streaming. È davvero una festa particolare. Io, insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza, ho riflettuto molto se dar corso a questa festa oppure no. Alla fine abbiamo deciso di farla, pur nel tempo difficile della pandemia che stiamo vivendo, per due motivi. Il primo, perché è il ventennale dalla nascita della Festa della Toscana e volevamo dare continuità a un momento così importante per la nostra regione. E la seconda è per mandare un messaggio alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Noi vogliamo continuare a vivere e ad impegnarci in una terra che assalda nelle sue radici, nei suoi valori, la forza però di traguardare con le ali del Pegaso verso il futuro. Vogliamo una regione che sia sempre più terra di diritti, diritto alla pace, diritto alla salute, diritto al lavoro. Oggi tenere insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro vi assicuro che fa tremare i polsi, e noi vogliamo impegnarci perché per prima la Toscana, come nel 1786 Pietro Leopoldo abolì la pena di morte, sia la prima regione a dare diritti a chi oggi diritti non ne ha. Noi vorremmo che il Consiglio regionale fosse il luogo in cui dare voce a chi oggi questa voce non ce l'ha, ed è questo il motivo per cui oggi noi abbiamo deciso di svolgere questa iniziativa, questa cerimonia solenne. La Toscana è diventata punto di riferimento nel mondo grazie ad una festa, quella del 30 novembre, che non è tanto una rievocazione storica quanto una scelta che diventa essenzialmente messaggio di civiltà sempre attuale. Con queste parole il presidente della giunta regionale, Eugenio Giani, dopo un excursus storico sulla festa della Toscana, si è concentrato sul 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo abolì la pena di morte e la tortura. L'illuminismo non poteva portare a quello che Cesare Beccaria scriveva nel celebre libro dei delitti e delle pene in modo generalizzato. Occorreva dei luoghi particolarmente evocati perché quelle nuove idee si potessero concretizzare e fare un po' da lezione e da guida a tutti gli altri stati. Quella realtà avvenne in Toscana e devo dire che l'ordinamento penale che fu modificato non si limitò all'abolizione della pena di morte, ma anche all'abolizione della tortura e della confisca dei beni ai condannati, il che significava lasciare sul lastrico anche tutte le famiglie dopo aver ucciso colui che si riteneva essere responsabile di reati che lo portavano alla condanna a morte. Fatto sta che la Toscana fu allora espressione di civiltà e oggi è tanto mai attuale quella lezione, perché in realtà
solo 109 stati hanno abolito la pena di morte. Negli altri, sono circa 200 le nazioni nel mondo, ancora è la massima espressione dell'ordinamento penale in termini di condanne e sanzioni a reati. Su 7 miliardi di persone che vivono su questa terra, 3 miliardi e mezzo, ovvero la metà, vivono in paesi in cui vi è ancora la pena di morte. Sono coloro che vivono negli Stati Uniti, nella Cina, nell'India, nell'Iran. Quindi il messaggio che il presidente Mattarella lanciò alle Nazioni Unite pochi anni fa di abolire in tutti i paesi la pena di morte è un messaggio che oggi viene dalla Toscana, il primo Stato al mondo che è riuscita nel proprio ordinamento a fissare questo principio di grande evoluzione nel pensiero e nel rispetto dei diritti civili e umani nel pianeta. Proiettati durante la seduta solenne due videomessaggi, quello del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e quello della scrittrice toscana Elena Favilli. Sassoli ha rivolto un saluto alla regione che già nel Settecento acquisì un primato di straordinario significato non solo per l'Italia ma per l'intera civiltà giuridica. Rafforzare la sensibilità rispetto alla pena di morte, certo, costituisce anche oggi nel nostro contesto contemporaneo un dovere morale, un impegno culturale irrinunciabile. Come sapete le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo, sono da sempre in prima linea perché non può esserci Europa senza la dignità delle persone e il riconoscimento giuridico del suo valore. Rispetto a questo tema non possiamo restare indifferenti. Le esecuzioni capitali rappresentano un fallimento dello Stato di diritto, perché sono irrevocabili e, come spesso dimostrato, possono essere anche inflitte ad innocenti. Ma soprattutto è la storia che ci insegna che questa sanzione non costituisce un valido deterrente contro i crimini, piuttosto finisce per svalutare il valore della vita, che invece rappresenta la premessa per favorire i rapporti tra gli Stati e le relazioni sociali. E tra i principi di rispetto dei diritti civili e umani rientra la battaglia per un'autentica ed effettiva parità di genere, come ha ricordato la scrittrice Elena Favilli. In Toscana la parità di genere sembra finalmente essere quasi a portata di mano. Secondo l'ultimo rapporto IRPET sulla condizione economica e lavorativa delle donne, si legge che la Toscana è ai primi posti della classifica nazionale sulla parità di genere. E si legge che l'indice di parità di genere, che viene analizzato attraverso tutte le regioni, in Toscana è cresciuto quasi costantemente da metà degli anni 90 a oggi. Siamo sulla buona strada, dunque. Apparteniamo a una regione che da sempre, del resto, è stata pioniera dei diritti fondamentali dell'individuo e che continua a indicarci la giusta rotta. Non dimentichiamoci infatti che quello della parità di genere non è solo una questione di pari opportunità, ma è anche una questione radicale di crescita e sviluppo economico. Secondo l'OCSE, per esempio, l'economia italiana è fortemente penalizzata dalla scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro. L'OCSE ci dice che il PIL potrebbe crescere addirittura del 7% se i livelli di occupazione femminile raggiungessero i livelli di occupazione maschile. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha sottolineato come la festa della Toscana sia la festa di tutti i comuni toscani. Beh, parlare di festa in un momento come questo di emergenza sanitaria così importante che ha toccato pesantemente la nostra regione è difficile. Sicuramente è un momento da ricordare, storico, ma che va oltre la storia. Quando noi si pensa alla festa della Toscana e a questo momento pensiamo alle riforme di Leopoldo, a quelle che a fine del XVIII secolo hanno portato ad una Toscana più forte, migliore, ma che trova le sue radici nell'orgoglio di una terra, di tanti territori, di tanti comuni. Oggi la Toscana non si deve dimenticare nella maniera più assoluta dei territori più lontani dal
centro della gestione regionale che è a Firenze. Non si deve dimenticare delle isole, dei territori montani, ma deve essere la Toscana di tutti, quella che proprio Leopoldo nelle sue riforme ha voluto concentrare in quelli che oggi sono i nostri 273 comuni. Ogni territorio in questa giornata deve avere e ritrovare l'orgoglio delle proprie energie, delle proprie passioni, delle proprie culture, delle proprie storie. Questo è il significato profondo e vero che oggi dobbiamo portare in questa giornata. Mostriamo come sempre un po' di scetticismo nei confronti delle celebrazioni quando diventano fini a se stesse o diventano delle passerelle politiche per alcune persone. Certamente però celebrare la testimonianza di quello che è stato la Toscana, quindi una culla di alcuni diritti e soprattutto il luogo dove per primo nel mondo si è abolita quell'abominio che è la pena di morte, è senz'altro un motivo di orgoglio e ci deve ricordare ogni giorno come la tutela dei diritti è qualcosa che ogni giorno va custodito, ogni giorno va coltivato e di cui dobbiamo tenere sempre conto ogni volta che scriviamo una singola riga delle nostre leggi, dei nostri atti, delle nostre mozioni. Questo credo che sia l'impegno principale che ci dobbiamo prendere come consiglieri regionali.